Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani qui su Stardew Valley. Ci svegliamo, siamo al terzo giorno ragazzi, benissimo. Allora, abbiamo tante cose da fare questa mattina, come quella di spostare la televisione, no? Ok, guardiamo questa volta che tempo farà. Ok, Kozu 5, il satellite probabilmente, ti dice the weather forecast for tomorrow. Ok, ci sarà una bellissima giornata di sole. Benissimo ragazzi. Ma cazzo, ma che satellite di merda è? Ragazzi, scusate, ho un mal di gola terribile, ma... ma cazzo, sta piovendo, vaffanculo. E quindi... nel frattempo, io penso che non dobbiamo neanche, quindi, innaffiare le piantine. Allora... allora, possiamo fare questo. Potremmo iniziare a fare una recensione, ma nel frattempo andiamo a prendere un attimo questa mail. Ok, ci dice... Pier... oggi check out affidabile 24, vabbè. C'è un'offerta di Pierre, quella persona che vende, diciamo, al stesso mercato, che ci vende un backpack di 24 slot. Sarebbe una cosa fantastica, ma non abbiamo una lira. E poi le offerte scusate, le offerte non credo che siano per noi tollerabili, perché non abbiamo veramente una lira. Allora, facciamo ancora pulizia qui e cerchiamo di fare un po' di legna, perché l'intenzione era quella di voler fare una sorta di recinzione, visto che piove, perché mi dà fastidio che tutti possano entrare nel nostro lotto di terreno, nel nostro territorio. Voglio dire, cavolo ragazzi, non si può mica andare avanti così. Allora, vediamo un attimino. Potremmo tagliare anche questo, sì, lo togliamo da mezzo. Ok, abbiamo questo. Ok, vedi, con un solo colpo facciamo via fuori tutto. Ok, molto bene. Ok, rimettiamo il legno, vediamo un pochino se questo lo possiamo togliere. Ok. L'energia già sta andando giù pesantemente, ragazzi, è una cosa incredibile. Tra l'altro... vi ricordo che abbiamo anche un appuntamento prima delle 5, dobbiamo assolutamente essere veloci, perché l'altra volta non siamo riusciti, cioè ci aveva invitati giù verso il porto, insomma, un signore. Quindi, allora iniziamo a posare. Allora, prendiamo tutto il legno, che ci possono essere 76 pezzi di legno. Posiamo questo e possiamo fare, secondo me. Allora, patta anche il cobblestone. Ah, ma che bello, potremmo fare anche un percorso in pietra, sempre addirittura. Vediamo un attimo, ragazzi. Facessimo questo, esatto. Possiamo fare. Ok. Questo dovrebbe servirci per mettere a posto qui, ok? Perché fa schifo, se è un fosso praticamente, nella pozzanghera più assoluta. No, vogliamo fare una stradina figa dove... ehi, ah, l'ho messa già questo video. Ok, verso la monnezza e anche verso di qua. Guardate che bello ragazzi che sta venendo, veramente bellissimo, molto molto bene. Ok, quindi è finito quel fosso orribile, abbiamo la nostra stradina. Adesso voglio fare qualche altra cosa, tipo un gate. E poi tanto, per il momento, tanto a recinzione. Ok, andiamo a vedere. La recinzione la facciamo, mettiamo qua. In modo che possiamo chiudere. Qui. Ok, adesso ci serve il French Gate. Ecco, guardate che bello. Ok, almeno siamo chiusi dentro. Direi veramente molto bene. Poi possiamo proseguire. Madonna quanto è bella la costruzione, stiamo per proseguire qui. E
metterci. Ok, guardate che figata sta venendo, ok? Bene, in modo che possiamo entrare magari e sfruttare. Guardate che figata. No, sto gioco, ragazzi, è bellissimo. Cioè, è bellissimo. Guardate qua. Possiamo farne altri volendo, però io per adesso volevo fare un'entrata figa così. Poi sposteremo, una volta raccolte le piante, sposteremo il tutto. Lo volevo mettere qui, l'idea era quella di mettere un campo qui. Bello, chiuso, bello, mi piace, tra la recinzione, che è molto più figo. Facciamone ancora un altro po'. Ok, abbiamo 28 di legno, 8 pezzi, possiamo, volendo, possiamo metterli ancora qui, però aspettano, facciamo magari un'altra entrata qui e qui iniziamo a chiudere. Mi piace, sì, è proprio figo, ragazzi. Ok, bene. Questo però non ci sta più bene qui. Non so se si può spostare adesso con tutta la roba dentro. Non è che spostiamo tutto. Si può passare lo stesso? No. Infatti abbiamo fatto una cagata incredibile, però. Vabbè, ci mettiamo poco. Spostiamo il tutto. Spostiamo il tutto. Ok. No, volevo... Ecco. Lo prendiamo e lo mettiamo da un'altra parte. Lo mettiamo giusto qui. Su. Allora, potremmo mettere più fianco qui. Ah, qui. È qui? Ah, guarda che bello, cioè proprio verso il legno. Ok, mi piace di più qui. Per adesso lo metteremo qui, poi ci pensiamo. Ok, rimettiamo tutte queste cose qua, la zappa. Ok, siamo pronti, ragazzi. Oh mamma, aspettate, volevo fare, me ne sono dimenticato, volevo fare una tosse incredibile, ragazzi, scusate. Volevo fare un bel gate. Ok, lo mettiamo qui. Posiamo il resto del legno che non ci serve. Possiamo metterlo qui. Oh, in modo che poi entreremo qui. Vabbè, poi sarà chiuso qui. Vediamo un attimino, chiudiamo e lasciamo il tutto. Mi piace, mi piace. E luna. Dobbiamo andare assolutamente in città. Ok, chiudiamo e andiamo in città. Andiamo assolutamente in città perché... Oh, qui ci sono dei vermi, abbiamo imparato l'altra volta che vengono fuori delle cose strane, se... No, forse ci voleva la zappa? Non mi ricordo, ragazzi. Perché l'altra volta, vedendo questi vermi, scusate, vedete quante cose ci sono da fare. Adesso non riusciremo un'altra volta ad andare a prendere, a parlare con Kubudi, il tipo della... al porto, perché siamo dei pasticcioni. Vabbè, andiamo a vedere un attimo. Mi sembra ci voleva la zappa. Quando vedete queste cose che si muovono, sono dei vermicelli. Vermicelli, avete visto che cos'è? Della clay. Ok, usata per craftare. Scusate, è importante avere tutti gli attrezzi perché ogni tanto salta fuori qualcosa. Vabbè, sono le 2:40, andiamo avanti. Andiamo verso il porto. Non so se è da questa parte, sinceramente. Potremmo anche orientarci un attimino, volendo. Sì, stiamo andando bene, credo che da questa parte. Ok, andiamo a vedere al porto se c'è Will. Eccolo, eccolo qui il nostro amico che ci aveva chiesto. Abbiamo fatto la prima quest, credo. Dobbiamo parlare con questo signore. È una giornata di merda, Will. Ehi, lo so. Ciao, carissimo, già. Finalmente sei arrivata, lo so. Scusa, ho avuto qualche piccolo imprevisto, insomma, che mi ha fatto ritardare. Sono, ok, un pescatore. Adesso guadagno, capito, dalla vendita di alcuni pesci, insomma. Ah, ho preso una new rod, penso sia una canna da pesca, se non sbaglio. But I won't have my old... Ah, beh, vuoi la mia vecchia, sì, fishing rod, quindi la mia vecchia canna da pesca? Sì, perché lui ne ha comprato un'altra. Sì, volentieri, ti ringrazio.
È importante perché per insegnarti l'arte della pesca. Figo, dai! Fantastico, ragazzi, grazie mille! Una bamboo pole. Ok, ho avuto una canna, insomma, da pesca di bambù. Benissimo, grazie mille. Ah, quando hai preso qualcosa, ok, vieni nel mio shop. Posso insegnarti tante cose, vendere e acquistare dei pesci, insomma, va bene. Quindi, ragazzi, questo tipo ci ha donato. Vedete che è importante questo. Ci ha donato una canna da pesca. Forse possiamo anche iniziare a pescare. Non vedo l'ora. Eccola qui, bellissima. Proviamo subito. Allora, come funziona qui? Abbiamo preso la canna da pesca. Ok, lanciamo. Consuma energia anche pescare, ti pareva? Dobbiamo aspettare adesso. Non ne ho idea. Cioè. Ecco, hit, ho premuto. Cos'è qua? Cosa devo fare? Ah, devo seguire questo pescettino qua. Devo seguire, deve stare sempre nella zona. Benissimo, ho preso. Olè, una herring. Abbiamo preso, fantastico, ragazzi. Che volendola si può mangiare oppure venderla. Adesso, cosa fantastica, ragazzi, veramente. No, scusa, ho lanciato la canna. Allora, andiamo. Questo è il negozio del nostro. Qui possiamo comprare una canna, un'altra canna da pesca oppure vendere a 30. Sì, io lo vendo. Ci servono soldi. Scusate. Direi di tornare verso casa se non muoio prima. Ok. Ed eccoci, ragazzi. Un mal di gola fortissimo mi sta impedendo di parlare, nonché di respirare. Noi abbiamo preso la canna da pesca, buonissimo. Credo che non posso permettervi di fare un video così in questo stato. Ragazzi, purtroppo le cose. Vi chiedo scusa, vado a dormire. Fermiamo questa puntata. Anche se sono contentissimo perché siamo riusciti a fare molte cose. E si è aperta nuove possibilità. Le possibilità anche la canna da pesca. Bene. Salviamo, ok. Ciao a tutti ragazzi e grazie di essere stati qui. Ciao ciao. Wow, livello 1 foraging. Ottimo. Ciao ciao ragazzi.